Stasera a Nola abbiamo informato i cittadini sulla legge regionale per il riconoscimento e la promozione della LIS e della LIS tattile. Parliamo quindi di disabilità, parliamo di persone sorde che ogni giorno incontrano le barriere comunicative quando vanno a pronto soccorso, alle stazioni dei treni, nella scuola, nel mondo del lavoro per quanto riguarda i beni culturali. Ebbene, con questa legge mettiamo soldi, 100.000 euro 2019, 100.000 euro 2020, per fare progetti che possono partire anche da questo territorio. Dall'anno prossimo, quando si farà poi il bilancio regionale, e stanzierà le risorse e quindi poi i bandi. Perché Nola è un territorio che dal Movimento 5 Stelle ha la massima attenzione, in quanto a un anno di distanza poi dall'insediamento del governo nazionale si andrà al gruppo delle amministrative. Io ho detto una cosa molto chiara agli attivisti del gruppo di Nola: voi dovete fare il copia e incolla di quello fatto a livello nazionale rispetto a quanto è successo a livello locale, non per quanto riguarda, per attenzione, le coalizioni. Noi correremo sempre solo con lista unica, perché la legge elettorale delle comunali consente a chi vince di governare. Ma dobbiamo fare un'operazione di questo tipo, dobbiamo aprirci alla società civile, a tutti coloro che per motivi lavorativi o personali non sono mai attivati con noi, possono dare loro disponibilità a formare una squadra di governo per Nola, a formare una squadra di consiglieri, persone oneste, incensurate, senza cariche pendenti, non a teste di partito, che vogliono far parte della nostra comunità, vogliono lavorare con noi. E il consigliere regionale Luigi Cirillo, tutti i consigli regionali, i parlamentari, oggi c'è la Silvana Nappi e la Camera, Peggio Scurare al Senato, Luigi Ovino, altro parlamentare, siamo tutti quanti con il gruppo di Nola, perché noi siamo una squadra e dobbiamo vincere queste elezioni che verranno anche a Nola per fare tutte le cose importanti di questo territorio e rimettere il cittadino al centro della politica e risolvere i tanti problemi, dagli allagamenti al problema dei rifiuti al tema delle politiche sociali. Va bene, grazie.